Bentornati o benvenuti sul mio canale. Come vedete, oggi cominciamo The Room 2, che è la seconda parte del The Room 1 che abbiamo fatto io e Lara un po' di tempo fa. Ciao Lara, ovviamente. Ciao Len, ciao a tutti. Ciao, ovviamente in vocale con me c'è Lara perché mi deve assolutamente aiutare a risolvere gli enigmi che ha creato lei. Ovvio. Ora, la cosa carina di questo The Room, ci tenevo a dirlo, di questo secondo capitolo, è che ognuno ha il suo profilo. Ce ne sono tre che si possono creare. Come vedete, io ho fatto il mio, Lenny Russo, però ci sono altri due profili che si possono creare, quindi ognuno gioca per i fatti suoi, giustamente. Però io adesso andrei subito a fare il New Game, più che altro perché la musica mi sta veramente assordando. Rompendo i timpani. Quindi, Stavolta ho usato un orologio, glielo dico. Mi Sì, ho devo preoccupare confezionato. un Beh, pochino, il sì. tempo è tutto, è denaro. Si ricordi? Allora, sì, soprattutto. Allora, andiamo, clicchiamo dove Col doppio possiamo. clic, sì. E come vedete la freccia cosa ci dice? Apriamo così, perché Ho non ci rende fatto anch'io la niente. freccia. Ho Lo so, non ci fatto. rende niente facile, Lara, No, ovviamente no, dobbiamo no. sudarci un po' tutto. Allora, Ovvio. se i miei calcoli sono corretti, qui è dove emergerai? Cioè, lei ha anche calcolato dove sarai emersa, va bene. Ovvio, ovvio. Penso a tutto Benvenuto, io. benvenuto amico, abbiamo molto da condividere. Adesso tu sei cieco. Ma te ho lasciato qualcosa per vedere, così il tuo passaggio potrà essere più breve del mio, quindi ci metteremo meno con Esatto, l'aiuto che lei mi ha dato, col mio ok? aiuto, esatto. Sono costretto a nasconderlo da qualche parte in questa stanza e, e mi Non rida fido. che non rida, perché io scrivo in. No, perché dice mi fido della sua intelligenza per scoprire dov'è questo. Ecco, qui l'ho detto, ma è più per spronarla, perché Len si perde molto facilmente, quindi È cioè, l'ho detta un così ad cazzum, l'ho detta. incoraggiamento, Sì, giustamente. no, ad cazzum, sì. Allora, io non sono l'unico fantasma in questo posto. Ah, lei è fantasma dentro, inside. Si sente fantasma, Inside, eh? sì, inside, molto inside, mi sento fantasma. Allora, come al solito si firma AS per motivi a noi sconosciuti, però È il mio continuiamo. pseudonimo, cioè quando creo queste cose mi chiamo Ah. S. Sì. Stavo pensando a cosa poteva essere AS. Vengo lì. Astro. Astro. Lei si è data un nome. Sì, me lo so detto da sola. Astro. Allora, guardi, lei ha lasciato un monocolo rotto e quindi, Esatto. cioè, perché fa queste cose? Sta a lei capire perché, No, non è capito, però che. poteva darmelo a posto. Invece, Eh prima l'ha no. rotto e poi l'ha nascosto. Adesso ha nascosto la lente da qualche parte C'è perché un lei motivo. è crudele. Allora, dove troviamo questa lente? Adesso vedremo. C'è anche una parte un po' più. Guardate, di qua, qua in fondo. Va bene. No, allora, posso? Prego, prego, facci Zoom pure. out further to view the. Ah, ok, scusate, non avevo Ha capito. visto? Ho scritto anche in inglese, Eh eh? sì, Ora sarà un po' certo. maccheronico, però. Lei deve usare la lingua che conosce, mi scusi. Infatti. Allora, apriamo qua? Sì, va bene. Guardi, le ho fatto Ah, anche le freccette stavolta, ha sì. visto? Quanta cura, perché lei è un po', insomma, però, ecco. Push the button. Pushiamo. Push, Visto? pushy, pushy. Guarda come si apre questo beauty case che lei avrà rubato come al solito alla sua vicina di casa. Sì, c'è questa nonnina che, vabbè, lasciamo perdere, poi racconterò cosa stava facendo. Allora, cerchiamo di comporre questo puzzle. Bene, bene. Direi meglio di quello Già di sta Resident sbagliando. Evil. Ah, Aspetti. sicuramente, sicuramente. No, qua non va. Allora direi che questo va qui, così, per E beh. principio, no? E Questo no, questo va qua. Ok. beh. Chiaramente.
E questo va qui. Se vedevano subito, cioè, gliel'ho fatti proprio facili, facili. E fa bene. Ecco, e la lente l'abbiamo trovata. Questo era il tutorial, però. Mi sa. Te lo dico, le ho fatto il tutorial. Oh, così ci abbiamo già il nostro monocolo per guardare le cose con altri occhi. Guardi, c'è un'impronta. Ecco, sua probabilmente, perché sta, come al solito, sta mangiando o la carbonara o qualcos'altro. Ma così. Ma questa è rossa, però, quindi qui starò a mangiare una bella lasagna col pomodoro, può essere, no? Sì, col pomodoro. Ignorante. Bella ignorante. Allora, dice qui che qualche volta il monocolo può essere usato per vedere cose che altrimenti sarebbero nascoste, tipo le patacche, effettivamente, di sugo. Allora, clicchiamo sull'impronta digitale e si apre questo pezzo di metallo con una forma particolare. Dovrei provare a vedere, a trovare il posto dove questo pezzo può essere usato, ma pensa che... Che consiglio, ottimo. Ti hai visto. Allora, così per rimuovere l'eyepiece, ok. E adesso dobbiamo esplorare la stanza e non faremo altro, perché lei ha deciso di fare enigmi. E quindi ovviamente, adesso... ovviamente. Allora, anche mentre mangio glieli faccio, certo, pensare, no? Infatti, tra una cosa e l'altra lei trova sempre il tempo, brava. Mi consiglio. Allora, questo pezzo di metallo, dove lo possiamo mettere? Forse qui c'era un po'... Sì, mi pare qui. Esatto, esatto. Guardi, il pannello sembra che manchi di due cose di metallo, di due forme di metallo. T'hai ho capito, visto? Ho capito, ma lo voglio mettere qui, grazie. E l'altro? Visto? E mi dice, sembra che manchi anche un altro pezzo, ma lo vedo. Allora lo cerchi, mi scusi. Me ne sono accorta, vediamo se... guarda qua, adesso subito prendiamo appunti, aspetti, esatto. Che segno. Allora, sess, W... Che non sta per sesso, No, assolutamente no. No. W-N. Credo che siano, potrebbero essere anche punti cardinali, perché east, south, west e north. Però a sud-est, sud... Ovest e nord. Lei è molto intelligente. T'hai visto ogni tanto? Complimento. Complimenti per i complimenti. Quindi dovremmo poter girare questa, no? Sì, sì, forse sì. Ah, ma manca un pezzo dentro e quindi ancora non possiamo fare una ceppa di niente. Va bene, esatto. Perfetto. No, ma perché mi dai già la hint? Sto andando benissimo. Gioco, dai, per favore, non mi far arrabbiare. Allora, senta, qui... io le hint gliele ho messe perché conoscendola, vero? Lei mi sì, si ma perde troppe. Gli enigmi. Troppe, io sa che voglio arrivarci. Arrivarci meglio da sola. Abbondare. E qua posso... Ah, c'è una letterina. Lei mi lascia le letterine che hanno lo stesso colore del tavolo. E io non le vedo, mi scusi. Beh, amico, posso fare tutte le cose... Cioè... Un po' di difficoltà, insomma. Allora, aspetti che faccio un riassuntino, un attimo. Vadi. Ah, ok. Mr. Rigby, che non so chi sia, ma forse sono io, non lo so. Diciamo che io non ho... non condivido la fede che i miei colleghi ripongono in lei. Quindi questo qua non so chi sia, ma non gli stiamo tanto simpatici. No, fosse per me... non prenderei una persona di nascita così inferiore e anche di un più basso stato sociale probabilmente come lei per fare probabilmente nulla. Ci siamo proprio stati massacrati, va bene. Solo pensiero di prendere un ruba tombe, ci ha chiamato profanatore di tombe. Al nostro servizio mi fa schifo. Ma Mr. Montfaucon è fiero di dire, è orgoglioso di dire needs must as the devil drives, e cioè si fa quello che si deve fare in pratica. E quindi ci hanno assunto con tutte queste buone intenzioni.
Ungodly task. Abbiamo un ungodly task, cioè un compito che è fuori dalla grazia divina addirittura. Dovrà solo... Ah, ok, sarà pagato solo al suo successo con l'artefatto, cioè deve ritornare con l'artefatto, che probabilmente è il null, come al solito, come quello esatto. dell'altra volta. Allora, in realtà mi hanno assunto. Ah, lei? Io l'ho un po' fregata. Sì, ah, ok, e lei mi ha assunto? E io l'ho assunta a mia volta, e questo qui praticamente è la lettera di quello che ha assunto me. Quindi Rigby è lei. Esatto. Non devo farle fare brutta figura. Ok. Esatto. Wild però Effort Astro è sempre il mio pseudonimo. È il suo pseudonimo. Ok. Ti sono uguale a una certa community research. Ah, ok. Quello che stiamo cercando ha un enorme valore, ma solo in una piccola comunità di ricercatori. Quindi non è che ha valore ovunque, solo tra di noi. E non è per i miei occhi e per le mie mani di uomo ineducato, e quindi non lo devo in pratica toccare, non interagisca con l'oggetto in nessun modo. No, potrebbe non lo essere esatto, potrebbe essere incredibilmente pericoloso per lei fare una cosa del genere. È uno strumento di grande potere e non deve essere toccato da menti inferiori. Cioè, vabbè, ok, d'accordo. E che devo fare? Però mi pagano un sacco di soldi, per cui io mi faccio pure chiamare mente inferiore. Ma guarda qui che cavolo che ti ho creato. Cioè. No, ho capito, però. Cioè, non è carino. Sono persone. Lasci fare, che alla fine mi danno un pacco di soldi. E allora cerchiamo questo artefatto. Allora. Io già non so più che cosa devo fare, però va bene. Calla, cioè. Gli ho dato pure gli indizi, gli input, gli mette le freccette, come si apre, come si chiude, ma io boh. Qua non c'è nient'altro, vero? No, mannaggia. E qua posso ancora... No, qua non posso più toccare nulla, va bene. No, allora l'altro tavolo, però... Ma è la finestra? No. Lasci nel fare buio, la qua? No. Qua nemmeno, qua per terra? No. Neanche, sto cliccando dappertutto. Va bene, dobbiamo trovare quest'altro coso che probabilmente ci aiuterà poi a risolvere questo di enigma. Però, esatto. Dove lo troviamo? Dove può essere? Guardi bene. Ovunque, in nessun luogo, perché qui potrebbe essere... Si fa. E questo non lo posso toccare, questo nemmeno. Qua mi fai vedere qualcosa? No. Ok. Se io clicco qua, mi fai sempre ruotare? Ok. Sì, ho capito che manca un pezzo, però siccome c'erano delle... il buco? Ho capito che deve contenere qualcosa, ma che cosa? Che cosa? Le zampine! Non sapere troppo. Ha le zampine questo coso, guardi. Esatto, quindi è un... Lo gatto. Calma. Qua sotto? No, eh. Vabbè, allora, focalizziamoci qui. Perché secondo me qui si potrebbe anche fare qualcosa. Ho capito che qualcosa può essere contenuto qui. Però non trovo nulla. Allora, posso aprire? Ma lei lo deve aprire. Non è facile qua. No, non tasti, posso tasti bene, tasti tutto. Qua neanche. Guardi anche con la lentina. Sì. Qua no, non c'è. Vedi che lì ci va qualcosa? Lo so. Sì. È che questa stanza è così piccola. Che altra roba si può trovare? Qua con la lentina non si vede nulla. Allora, vediamo questi simboli. Ma questi simboli al momento, secondo me, servono più che altro per l'altro. Per il nord, sud, ovest, est che c'è di là. Ma la scatoletta che ha già aperto. Questa non ha più niente. Niente di niente. Ne siamo certi? Ne siamo certi? Sì, ho tastato dappertutto. Adesso sta guardando con la lente, non sta tastando però.
No. E se ritasta i pezzi che ha messo? Quali? I pezzi che ha messo in ordine. Ritasta, li tocca? No, Quali? Questi qua? Di qua? no, no, quelli che ha messo lì nel beauty case che le ho fatto No, aprire. non fa nient'altro. No, Niente. qua non può andare più. Solo qua però non credo che c'entri niente, anche se si avvicina. E qua ci sono un po' di simboli. Vediamo questo. Questo qua? No, ok, questi sono tutti intastabili. Questa manca qualcosa qui. Qua sotto non ci va, a meno che non ci sia qualcosa che mi sfugge, però qua è all'ombra, non vedo niente. Ah, eccolo! Porca miseria, dovevo girare di più. Abbia Vista. pazienza. Ma cioè. Sono un po' frettolosa io. Un po' troppo, io le ho dato gli indizi. lo so. Si ricordi? Oh, adesso cosa devo fare? Adesso andiamo bene. Ah, ok. Aspetta. Così. Oh, dobbiamo Oh, vedi? aprire. T'hai Boh. visto? T'hai Mamma mia. visto? Però questo non era Come necessario. Poteva non è evitarselo. necessario? Perché? Perché? Invece è una cosa Bastava metterla carina. fuori, sta sfera. Ma io boh. Aspetti che la guardo, che la devo aprire sicuramente, perché lei non mi lascia niente già Questo fatto. è come un biscottino che danno al ristorante cinese, giapponese. È il biscotto della Della fortuna. fortuna. Allora, dice che questa sembra staccabile, ma non a mano, quindi bisogna trovare un posto dove staccare questa cosa da sotto. Vediamo. Forse qui? Vediamo se ci va. Yes! È la sua! T'hai visto? Questo è l'occhio di Sauron. È un po'. Mi sono ispirata all'occhio di Sauron. Eh sì. Sì. Ok, così? No, così? Posso? No. Adesso Allora può devo. girare. Sì, mi sa che dovrò girare allora sud-est e qua, esatto. T'hai visto l'occhio come si Eh sì, sposta? perché qua devi. Allora, Ho sud-est è avuto una qua, genialata proprio. sono sicura. Forse il codice è nascosto da qualche parte nella stanza, ma l'ho già trovato il codice. Questo è uno. E dovrebbe darmelo buono, perché sud-est è qui. Sud-est. Eccola, la E è comparsa. No. No, la devi acchiappare, la acchiappi con l'occhio, con lo sguardo. Catturi. Mi C'era, c'era. senti? Ecco. Eccola. Ah no, qua è E, quindi non va bene, deve essere No. sud-est. Sud-est. Qui, qua, no, qui. E no, S, è sbagliato. Ah, ho capito. Allora, prima S. Ti Perfetto. capì. Poi E. Ok. Sì. Poi S di nuovo. Sì. Ottimo. W che è ovest e nord. Ovvio. Perfetto. Teist. Oh, Sesvn. Era facile. era più facile di quello che pensavo. Pensavo di dover trovare Ah, proprio il punto ma questo gliel'ho giusto. fatto proprio Ha facile, fatto bene. Un medaglione. Dovrei guardarlo più da vicino. Va bene, e guardiamolo. Questo si tira giù di qua. La freccia, vede? Così. Va che bello. ma che roba che le ho Mamma fatto! mia, Teist! lei è Madonna! bravissima. Ha delle capacità proprio di ingegneria che sono impressionanti. Subisco da sola. Allora, qua dietro cosa c'è? Niente? Sta Perché? ceppa! C'è niente dietro. Va bene, allora lo usiamo adesso qua, penso. Penso che dovremmo usarlo sulla scatolina. Giusto, eh sì, è quadrato, Lei forza. pensa bene, pensa bene. L'hai visto? Adesso si scatena l'inferno. Ma che roba! Attenzione al Mamma raggio mia. rosso, eh? Attenzione! È pomodoro quello, eh? Allora, Attenzione! sì. Allora, vediamo. Da qua devo guardare. Dove lo devo Ovvio! puntare, sto raggio? Aspetta, così. Wow!
Ok. Ma bellissima, guardi, anche un po' horror. È anche ovvio. Un po'. Oh, guardi, qua c'è un coso del codice e questo l'abbiamo trovato. Poi fatto col sugo della parmigiana quello, eh. Guardi che c'è un buco nel muro. Io comincio ad avere un po' di timore. Ma come, gliel'ho fatto horror apposta? Meno male che c'è lei a farmi compagnia, perché sono un po' preoccupata. Allora, qua dov'è? Dov'è il codice qui? Non c'è. Spippoli bene. Su. Eccolo. Lei dice spippoli bene e io trovo. Ti hai visto? E io trovo il codice. Allora, quello c'è. E adesso manca l'ultimo, il terzo dovrebbe essere. Che non me lo sono segnato, però. Vabbè, basta che spippola, lo trova, eh. Eccolo là. Ok. Bene, adesso accendiamo la luce, per quella favore. Quella è la pasta alla matriciana, quella. Ok. Cioè, la dea bendata. Eh sì. E che cos'è? Ah, cominciamo con quest'esagono, mo, eh. Cominciamo con l'esagono. Senta. Dobbiamo fare questa cosa qua sotto? Dobbiamo. Ovvio. Dobbiamo riproporre. Però non so. Ok. No, non mi spara flash così che mi mette ansia. Ok, eccolo qua. Horror. Eh sì, sei impegnata. Oh mamma. Sei impegnata stavolta, eh. Eh sì, eh. So che lei apprezza. Sì, mamma mia. Questo è il portale. Con la porta. Abbiamo già completato un capitolo. Ma io non lo so. Tombarolo. Mi hanno chiamato Tombarolo. Io perché mi hanno detto che rubo dalle cripte. Cioè, posso dire? Guardi che le ho confezionato una cosa che proprio veramente la farà ahare sotto. Allora, io farei il continua, però poi chiuderei qui l'episodio, perché secondo me abbiamo già fatto un capitolo e questa parte qua ce la vediamo la prossima volta. Molto, molto interessante, direi che... Vabbè, a me il primo è piaciuto tantissimo, ma l'inizio del secondo è veramente uno spettacolo, quindi la ringrazio molto. Figuri, è sempre un piacere per me confezionarle queste opere d'arte. Mamma mia. E niente, allora io, mamma vabbè. Così mi ha detto solo mamma mia, come di Madonna mia, che eh sì, cosa. Perché sto pensando all'atmosfera horror che già mi mette un po' d'ansia, però sono contenta. Sì, sono contenta, ecco. Guardi. Va bene, allora ci salutiamo qui per questo primo episodio. Ringrazio tantissimo Lara, che ovviamente grazie troverete con tutti i suoi link sotto al video. E ovviamente anche al prossimo episodio a farmi compagnia. Certo, ovvio. Ciao a tutti. Ciao.